Bene, è il momento del primo ospite. Pierpaolo Pasolini lo definì uno scandalo inintegrabile. È con noi Marco Pannella. I've got a heart that really needs somebody. Someone comes along, I take this heart of mine, I'll give it free. Grazie a essere qui, onorevole Pannella. E volevo cominciare con una domanda quasi ovvia. Un pacifista gandhiano che minaccia di morte il capo dello Stato. Cos'è successo? Adesso poi le spiego anche quando sparo, ma tra un momento. No, nel frattempo, non lo farà. È un pacifista, lo sappiamo. Nel frattempo però, visto proprio che ci stavo pensando, sì, avrei voglia che da questo spazio straordinario, grazie, un po' straordinario per me soprattutto, ma credo per voi tutti, si compisse una piccola cosa, se possibile. Mandare un applauso alla memoria di Pierpaolo Pasolini, testimone davvero della nostra Italia. Mi permette ancora di proporre, prego, due altri omaggi, se lo vorrete, dipenderà da voi. Un omaggio al cardinale cittadino Biffi. Uh-huh. Io mi rifiuto, No, è giusto, ok. No, direi perché? Dopo l'aborto e il divorzio. Cosa ne dite di legalizzare anche lo spinello? È giusto. No, guardi, possiamo andare a casa, se, no, se consente, per evitare di creare delle gelosie, sì, mi pare non dobbiamo dimenticare il cardinale Tonini, sì, che in dialogo con Fazio, non il direttore, il presidente della Banca d'Italia, sì, il governatore, sì, ma Fazio, quell'altro che fa, pare, allusioni sessuali durante lo sport. È un ragazzo riprovevole. Sì. È un ragazzo riprovevole. Sì. E allora io propongo anche al cardinale... Ma cosa di male nel sesso? Tonini, fagli un altro omaggio anche a lui. Cosa ne pensate di dire viva la pillola del giorno dopo? Per esempio. Questo è più arduo, eh? Questo è più arduo. A poco, non è fiducia, no? A poco... È la cura che ha scoperto il mio amico Francesco Rutelli. No. Dire a poco no. Ci sono alcuni a poco a poco. Il problema è di un millimetro al giorno, ma nella direzione giusta. Ok, benissimo. Non nel... Allora, chi è che vi fa riflettere sul fatto? Lei fuma fatto? Troppo, Marco. Lei fuma, no, troppo. In questo... La dimostrazione è fatta che io sto tossendo perché non sto fumando. Lei fuma per non tossire, ma è stupendo. Se io poi fumo non tossisco. Lei è diabolico. Va bene, guardi, questo lo dice anche Tonini, anche solo, lei. Solo che per me è un complimento. Anche lei. No, per me no, satirico. Lo dicono cosa. Sempre a me, no? Ma torniamo, chi di voi sa che stanno decidendo di buttare nella spazzatura milioni di embrioni, sì, congelati, piuttosto che usarli per curare malattie che sono malattie che riguardano, ha detto il ministro Veronesi, nell'assieme uno spettro di 10-12 milioni di noi, perché c'è il diabete, ci sono le questioni dei reni e tutto. Malattie cronico-degenerative. Ecco, preferiscono, e la Chiesa, intendiamoci, la burocrazia vaticana, perché di questo ci sono opinioni diverse in campo, no? Ah, certo, assolutamente, perché diverse. Alcuni pensano che l'embrione hanno le opinioni sia... di sempre, e loro hanno loro le opinioni... Dicono, diciamolo qua dell'opinione allora, contraria. Ogni volta che si occupano di scienza... Diciamo l'opinione contraria un attimo, così capiamo. Allora, sì, loro allora... dicono l'embrione è una vita umana, perché già c'è il DNA no, è un individuo, è una persona. Esatto, no? Esatto. Sì, ma io quello che voglio dire... No, perché loro ci la capiscono per quello, non è indifferente come cosa. Ci sono
ora si possono buttare nella spazzatura o tentare di usarli e semmai di crearne altri, per creare una scienza nella quale non tutto si faccia sui topi. Questa è la clonazione terapeutica? La clonazione terapeutica. Ma significa questo, bloccare la ricerca, è stata bloccata la ricerca in Italia, perché non vi è un cavolo di partito, a parte noi che siamo il partito che non esiste, le liste che non si votano, che non possono raccogliere firme, e questo è il dato concreto, a parte noi nessuno solleva questo problema, come problema di vita, di morte, di libertà e di diritto. La pillola del giorno dopo, in Francia, nella Francia che pure è cattolica, è distribuita nelle scuole. Perché noi stiamo sostenendo che dietro le cose sulla ricerca scientifica che stiamo leggendo, verdi, bianchi, rossi, eccetera, vi è in realtà qualcosa, come ho tentato di evocare, di tremendamente importante e concreto. Vedete, quando si dice la scienza e la burocrazia chiesastica, cos'era? Galilea che dice è la terra che gira attorno al sole, dice no, ma c'era scritto nell'Antico Testamento fermati o sole, e Galilea ha dovuto abbiurare le sue verità e via dicendo. Giordano Bruno. Sono un po' lenti. Sì, ecco, ma sono lenti, ma vedete la lentezza, per esempio la lentezza nel portare sempre di più la donna e gli uomini attraverso le leggi e attraverso la cultura a concepire con amore anziché procreare come bestie, questa è una responsabilità tremenda. Questo significa che la predicazione per una procreazione è obbligatoria, non c'è amore senza procreazione. Se tu hai diritto di scopare solo se devi produrre, se sei una fattrice in Africa, AIDS, morti di fame nel mondo e via dicendo. E tutto questo, diciamo, la televisione italiana è la corazzata nel mondo per la predicazione tutti i giorni di queste cose che noi siamo abituati a sentire biascicare, ma sono di un'importanza enorme. Vedete, ma questo che noi cerchiamo di dire, ha ragione Veronesi, no? E infatti appena ha parlato Veronesi tutti siete stati d'accordo e tutti lo hanno smentito, gli altri d'accordo, naturalmente. E ha detto con prudenza, con ragionevolezza, il 10% di quello che noi diciamo sulla droga, sull'eutanasia, no? Sulla ricerca scientifica e via dicendo. Questo è il problema, badate, è della sintesi di tutto. Lo so che potreste, anzi che non ci credete, come non si credeva, ahimè, nel 39 o nel 38. Non c'entrano Emma Bonino e noi radicali, c'entrate voi. Questo era un paese, come sapete, pronto al 70-80% alla grande riforma, diciamo, liberale, americana, bipartitica, presidenzialista, governatori, maggioritario, lo era pronto, 70-80%. Avete visto, la Corte Costituzionale è riuscita. Questo era un paese che era contro l'idea di un partito di Stato ed era quindi contro il finanziamento pubblico dei partiti. Al 93% avete votato questa nostra proposta e siamo riusciti a farla votare. Sulla giustizia, noi siamo condannati dalla giustizia europea come delinquenti abituali, perché siamo condannati 400 volte in un anno. Badate, la giustizia europea è al Consiglio di Europa. 4 mesi fa si è preannunciato la possibilità di espellere l'Italia, manco fosse la Turchia, l'Afghanistan, non so che, dal Consiglio d'Europa per lo stato della giustizia. Adesso qual è il problema? È che dovete andare a votare su tutto, tranne sulle cose che noi vi rendiamo possibile di adottare o condannare. E quindi è per questo che Emma Bonino, colpevole solo di essere stimata e popolare, cacciata da tutto, no? Da Bruxelles, da altrove. Al 70% dicevate ci vuole Emma Bonino, presidente, sarebbe un elemento nuovo, importante. 70% degli italiani hanno eletto, tutti d'accordo, destra, sinistra, centro, sopra, sopra, subito zio Carlo Azeglio e via dicendo, perché era l'unico proponibile in concorrenza. Ma è chiaro che uno eletto in questo modo è ostaggio poi, no? Di chi lo ha eletto,
quale che sia il suo grado di consapevolezza di questa funzione. Posso dire una bene. Cosa, onorevole? Sì. Come primo assaggio io credo che ci siamo, perché siamo a 25 minuti in questo momento. Io la ringrazio moltissimo. Io sono mortificato. Guardi, la inviterei sempre, perché è un piacere sentirla, veramente. Senta, io... se io vi dico che centenario come sono, vecchio suonato, con tutte le mie storie, le mie compagne e compagni, sono commosso da questo, e le dico anche, cercheremo di impedire che anche lei sia fatto fuori. Molto gentile, grazie. Perché questo è probabile. E quanto al cercarlo, lo faremo. Ma non dimenticate, amici, guardate, davvero, non dimenticate che i colpevoli dell'abrogazione delle radicali e dei radicali di queste battaglie non siamo noi, siete voi. Se voi non aveste applaudito e non applaudiste, come tutta l'Italia applaudirebbe, in gran parte alle poche cose gravissime che ho detto, ci vespizzerebbero come tutti quanti gli altri, no? Così si va lì, ci anche santorizzerebbero, perché poi, insomma, capito, mi dispiace per Freccero, ma insomma, anche tutto. Quindi io veramente la ringrazio commosso, ma di una commozione intellettuale, morale. Ringrazio voi, e non ringrazio voi, però siete colpevoli. Se voi non foste stati per la legalizzazione, cioè il controllo delle cose che invece la proibizione rende, come il divorzio, come l'aborto, rende dei flagelli incontrollabili, ci lascerebbero parlare. Ebbene, grazie per queste parole che mi avete consentite, e grazie se qualche volta vi ricorderete che anche quando sembriamo emettere silenzio, cerchiamo di testimoniare della vostra nobiltà e della nobiltà della politica. Grazie. Grazie, onorevole. Sono con noi Marco Pannella.